sapere che alcuni hanno posizioni estreme e se qualche frase che è stata detta in passato non le crea imbarazzo. Penso... A me crea imbarazzo un governo di un'Unione Europea che mette a rischio milioni di posti di lavoro per fare favori alla Cina. Io sono molto concreto, pragmatico. Il ministro delle Infrastrutture non può fare filosofia. Se qualcuno pensa di distruggere settori industriali per politiche che non sono ambientaliste ma sono anti-ambientaliste, lasciando per strada milioni di lavoratrici e lavoratori, questo è estremismo. Io la decrescita felice imposta a suon di tasse e di direttive da Bruxelles non la voglio, ne abbiamo subito abbastanza, gli italiani l'hanno subito abbastanza, quindi lascio l'analisi sulla semantica a voi e mi tengo un'alleanza alternativa e chiedeteglielo, sono qua, sono tranquilli, non sono persone... Sono orgoglioso, ieri ho avuto modo di chiacchierare lungamente con Jordan Bardella, che non è il ripiego, ma è il presidente dell'Assemblée Nationale e sarà il capolista del primo partito di Francia. Oggi c'è il primo partito di Francia, il primo partito d'Austria, il primo partito in Olanda, il primo partito in Belgio, il secondo partito in Germania, un partito al governo in Italia. Quindi diciamo che non c'è un cantiere nero, anzi qua c'è un'onda blu. Nostro obiettivo, i dati dicono che oggi siamo la quarta forza politica del Parlamento europeo, l'obiettivo di ID è arrivare almeno a essere la terza dopo Popolari Socialisti ed essere determinanti. Noi offriamo il nostro contributo, se poi qualcuno dice no, io con francesi, tedeschi, olandesi, fiamminghi, austriaci non parlo e preferisce parlare con i socialisti, con la von der Leyen e con Macron, saranno gli elettori a scegliere.